Salve a tutte e tutti, il vostro Santen Chan sta facendo una sessione di kinesiologia perché c'ha il piede gonfio, il cedimento dell'arco plantare e un sacco di balle in più. Come potete vedere sto facendo una terapia di elettromagnetismo, di kinesiologia. Ho il piede gonfio e mattina sto fuori casa. Al più presto farò altri video. Spero che quelli che ho fatto vi piacciano. Beh, non ho altro da raccontarvi, perché qua starò forse una mezz'ora con questo coso al piede elettromagnetico e non c'ho molti argomenti da raccontare, a parte il fatto che appena potrò farò altri video. Mi raccomando, se avete dei temi da propormi, proponetemeli. Io cercherò di soddisfarvi. Per il momento ho girato poco ultimamente, non come le centinaia di video che ho fatto nei mesi passati. Mi spiace di non avere più la presenza di un tempo in rete, ma spero che voi mi possiate comprendere. Grazie per seguirmi, stiamo superando i 72.000 ascolti del canale, anche se vorrei avere 100.000 ascolti a video. Ciao. Dicono che con l'elettromagnetismo mi si dovrebbe rilassare il piede. Invece io sento che mi si rilassano le balle e non anche il piede. Beh, volevo trattare del tema della magia, commentando le opere di Edward Alexander Crowley, più conosciuto come Aleister Crowley. Però ancora non l'ho fatto. Poi volevo girare dei video in inglese. Ancora non l'ho fatto, ne ho fatto solo uno. Ho tanti progetti nel cantiere e quindi cose da fare non mi mancano. Mi manca tempo. Però vedo che quello che più si guarda sono i commenti che faccio ai pensieri e alle azioni di Marco Travaglio. Quindi per quel sentiero mi sto incamminando, perché io seguo Marco Travaglio dal 1992, da quando è scoppiato il bubone più o meno di Tangentopoli, e anche Michele Santoro l'ho seguito. Quindi mi ha interessato la loro lite, che non so se è stata strumentale o accidentale. E quindi farò altri video, perché devo, da quando non stanno più nella Rai, perché una cosa era seguirli nella tele, a Marco Travaglio e Michele Santoro con Anno Zero, 2 ore di programma, ma un'altra cosa è metterti in internet, nel computer, a guardare 2 o 4 ore di programma, quando con tutto quello che c'è da vedere in internet e da fare, uno perde interesse. Poi vedere tutti gli arretrati, che senso ha? E allora io dovrò vedere un po' di episodi di Anno 1 in servizio pubblico per rifarmi di quello che non ho visto fino adesso, ma non mi incentiva internet a guardare gli episodi del passato. Comunque, voglio dire, commenterò, mi sento travagliologo, quello che riguarda il Travaglio, perché oltre a essere i video più commentati e più visti che ho fatto, mi interessa anche a me. Però vorrei parlare di un'opera, Magic, che a parte che io sono razionalista agnostico e ateo, però sistematizza molto il concetto della magia. Questo lo dico anche a te, Pietro Trevisan, se guardi questo video. Dici qualcosa di Magic e di Aleister Crowley. Beh, vi lascio.
la mia sezione qua di magnetoterapia è finita e devo passare a altre cose. Se qua viene l'assistente, ciao. Ecco, che mi sto registrando con questo Samsung Galaxy Young 5360, che non è eccezionale per filmare, preferisco il Nokia Asha 302. Comunque, Pietro Trevisan, esplicitamente ti chiedo, dimmi qualcosa di Aleister Crowley e della sua opera più importante, Magic. Dimmi qualcosa, dici qualcosa, perché i tuoi commenti mi interessano. Allegria. Ciao. Ecco a voi la lampada di Aladino. Non è che mi sto abbronzando il piede, no? Dopo le microonde, le macroonde, boh, beh, ho fatto gli ultrasuoni, massaggi, tutto per sto arco plantare ceduto. Dura da più di mezz'ora sta cosa, mi hanno messo un gel mentolato, mi hanno fatto gli ultrasuoni. Beh, si è conclusa un'altra sessione di kinesiologia. Fa molto sole, fa molto caldo. E io me ne sto ritornando a casa. Già è l'una, le 13. Non so che altro aggiungere, perché vorrei fare un video di 10 minuti per metterci tanti tagli pubblicitari. Io sono disoccupato e così magari YouTube, se questo video lo vedono 100.000 volte, arriverà a darmi $100. Che caldo che fa. Sono contento per tutti voi che mi seguite, che mi date il vostro appoggio, che mi permettete di andare avanti e forse di cambiare questo benedetto cellulare Samsung Galaxy Young 5360, perché vorrei un Note 4. Mi raccomando, fate clic in tutti i banner pubblicitari per supportarmi. E poi magari così YouTube mi paga. Sarà la lotta di tutte e tutti noi. Ciao!